Ciao a tutti, oggi sarebbe stato il compleanno di Leopardi, il 29 giugno. Come sapete, io ormai da qualche anno ho questa tradizione. Nel mese di giugno faccio sempre due video dedicati a Leopardi, uno per l'anniversario della morte e uno per l'anniversario della nascita. E stavolta ho scelto di parlare di una poesia poco nota, che quasi mai si studia a scuola anche perché è molto lunga e che in generale, insomma, non è particolarmente conosciuta a livello popolare, ma che a me piace tantissimo perché è una poesia molto sarcastica e polemica. Sto parlando della Palinodia al Marchese Gino Capponi. È un testo del 1831, quindi siamo nella fase tarda, nell'ultima fase della produzione di Leopardi. Ricordiamoci che lui muore nel 37, quindi insomma questi sono gli ultimi testi. Chi è il destinatario di questa poesia? Gino Capponi era un intellettuale abbastanza influente all'epoca di Leopardi, che Leopardi stesso conosceva personalmente e con cui era anche in buoni rapporti, ma da cui si distanziava per un elemento cruciale, cioè il fatto che Gino Capponi apparteneva alla corrente dei cosiddetti progressisti, che era piuttosto rappresentata nella prima metà dell'Ottocento. Questa corrente sostanzialmente riteneva, cioè credeva fortemente nel progresso e riteneva quindi che l'umanità andasse verso un costante miglioramento, cioè che la tendenza fosse di una continua crescita grazie al progresso della tecnologia e in generale insomma, del sapere umano. Leopardi ovviamente era in apertissimo contrasto con questi filosofi, con questi intellettuali, perché Leopardi sosteneva che l'uomo intanto non cambia mai, se cambia cambia in peggio, e soprattutto che la natura umana, cioè il destino umano, scusatemi, per come la natura lo ha proprio costruito, progettato, è per forza quello della sofferenza. Quindi tutti i filosofi che si illudono di migliorare la condizione umana, addirittura mutando la natura degli uomini, rendendoli quindi anche migliori, sostanzialmente sono degli stolti. Quindi Leopardi qui che cosa fa? Fa quella che si chiama un'antifrasi, cioè un testo che in realtà va letto nel modo opposto rispetto a come appare. Questa palinodia significa ritrattazione, che lui fa nei confronti di Gino Capponi, in realtà è finta, cioè è da leggersi in modo sarcastico. Quindi Leopardi fa finta di dire al suo collega, insomma, no, in effetti mi ero sbagliato, hai ragione tu, hai ragione su tutto, però in realtà tutta la poesia è un lunghissimo perculaggio, incredibilmente dettagliato e minuzioso, insomma, molto elegante, di tutte le opinioni prevalenti all'epoca, appunto, tra i progressisti e gli spiritualisti, quindi tra coloro che credevano che, insomma, l'uomo andasse verso questo costante miglioramento e che quindi attendessero l'umanità le magnifiche sorti e progressive che Leopardi citerà anche nella Ginestra. Come vi dicevo, è un testo molto lungo, sono quasi 300 versi, quindi è normale che a scuola non si faccia, anche se la mia professoressa, che era una docente di un certo livello, ce lo fece fare comunque, anche se tagliando alcuni pezzi. Però è un vero peccato che questo testo non sia conosciuto, perché se ci prendiamo la briga di studiarlo un pochino, non è semplicissimo ovviamente, perché poi l'ironia è molto sottile, bisogna capire i riferimenti, però se facciamo un pochino lo sforzo, in realtà è meraviglioso ed è, diciamo, che si può leggere come una sorta di accompagnamento, diciamo, in parallelo all'operetta morale Dialogo di Tristano e di un amico, che infatti è del 32, quindi di un anno dopo rispetto a questo, e che anche lì, anche questa contiene una finta palinodia. Il protagonista, Tristano, appunto, fa finta di dire no, che avevo detto un sacco di cazzate, in realtà l'umanità, l'uomo è felicissimo, e poi in realtà si scopre che appunto questa ritrattazione è falsa. Lo stesso succede appunto nella Palinodia. Io ovviamente non vi farò l'analisi del testo, sapete che a me non interessa fare queste cose, ma soprattutto questo testo è lunghissimo, quindi non sarebbe neanche fattibile, però vi leggo alcuni pezzettini, vi commento, diciamo, i pezzi che sono più divertenti e più utili per capire che cosa sta dicendo qui Leopardi. Allora, il testo inizia così: errai, candido Gino, assai gran tempo e di gran lunga errai, quindi no, una missione, cioè di aver sbagliato, di essersi reso conto di aver sbagliato. Misera e vana stimai la vita, e sovra l'altra insulsa la stagion ch'or si volge. Quindi io ritenni che la vita umana fosse fatta di sofferenza e fosse sostanzialmente inutile, e soprattutto la stagione presente, il tempo presente, il secolo XIX, fosse particolarmente insulso. Leopardi ha sempre sostenuto al contrario di quello che dicono i progressisti, che dicevano i progressisti, che l'umanità andasse peggiorando e che quindi il suo secolo, il secolo superbo e sciocco, fosse il peggiore di tutti. Intolleranda parve fu la mia lingua la beata prole mortal, se dir si dee mortale l'uomo o si può. La mia lingua, no? Cioè le cose che lui diceva, risultava intollerabile
per la prole mortale. Lui dice, la chiama Beata Prole Mortale, tra l'altro con un enjambement molto efficace. Quindi ovviamente la prole mortale sono gli esseri umani, no? Che non sopportavano le cose che il leopardo diceva. Però poi dice, se dirsi dè mortale l'uomo o si può, fa finta di mettere in dubbio che l'uomo sia mortale. Perché? Perché sono talmente tanto convinti i progressisti di risolvere tutti i problemi dell'umanità e destinare quindi l'uomo alla felicità che addirittura si potrebbe pensare che renderanno anche l'uomo immortale. Questa menzione al fatto che le parole di Leopardi erano intollerabili per le persone, insomma, per il pubblico, si riferisce alle critiche che lui riceveva costantemente, di cui parla appunto anche nel dialogo di Tristano e di un amico, sul fatto che la sua poesia, insomma, era pesante, cioè le cose che diceva nessuno aveva voglia di sentirsele dire, nessuno aveva voglia di sentirsi dire quanto siamo infelici, quanto la natura ci ha destinato a una vita di sofferenza, eccetera. No, cioè quella era un'epoca in cui tutti volevano sentire parlare di progresso, di speranze, di cose che migliorano. E Leopardi era il dito in culo che ti viene a dire no, guarda, comunque la vita non serve a niente. Ecco, quindi lui dice qua si pente di aver detto queste cose brutte agli uomini. Fra maraviglia e sdegno, dall'Eden odorato in cui soggiorna, rise l'alta progenie, e me negletto disse: o mal venturoso e di piaceri, o incapace o inesperto. Mi fermo qui perché è un po' lungo il periodo. Dice quindi che l'alta progenie, ovviamente qui è ironico, cioè i figli dell'uomo, così alti, no? Di nobile stirpe. Dall'Eden odorato, dal paradiso profumato in cui si trova, che sarebbe la terra, che è evidentemente tutt'altro che un paradiso, ridevano, il genere umano rideva di Leopardi e delle sue parole. E sostenne che Leopardi fosse semplicemente sfortunato, inesperto dei piaceri, no? Che non aveva mai conosciuto i piaceri, no? Incapace di godersi la vita. E quindi dice: il proprio fato creder comune e del mio mal consorte l'umana specie. Al fin per entro il fumo dei sigari onorato, al romorio dei crepitanti pasticcini, al grido militar di gelati e di bevande ordinator, fra le percosse tazze e i branditi cucchiai, viva rifulse agli occhi miei la giornaliera luce delle gazzette. Dice, alla fine, qua c'è una bellissima accumulazione di elementi, un climax sempre più ridicolo, perché ha un tono estremamente altisonante, come se stesse annunciando una non so quale visione, no? Un'epifania incredibile che ha avuto, ma dove l'ha avuta e grazie a cosa? In mezzo al fumo dei sigari, al suono dei pasticcini croccanti, al grido militare che ordina gelati e bevande, quindi sta parlando di un bar, no? Di una pasticceria, in mezzo alle tasse percosse tramite i cucchiai, no? A quel punto, quindi in mezzo a questo incredibile e altissimo contesto, rifulse, no? Quindi si fece splendente ai miei occhi la giornaliera luce delle gazzette. Anche qua l'enjambement fa in modo da mettere in evidenza il ridicolo, no? Come questo apparente climax poi in realtà cade vertiginosamente. Questa cosa delle gazzette a noi può anche non dirci nulla, però Leopardi era particolarmente ostile alle gazzette, cioè le considerava un modo di diffondere il sapere molto dozzinale e soprattutto una sorta di, oggi lo diciamo, lo dico in maniera molto bassa, farsi le seghe a vicenda, no? Cioè un po' come tra l'altro è anche adesso, cioè la gazzetta a cosa serve? Serve a dare le grandi notizie, super magnificare, no? Le umane genti, le scoperte, eccetera, eccetera, invece per Leopardi sono tutti dei coglioni e quindi qui sta perculando. Quali sono le cose importanti, i grandi luoghi in cui si veicola la cultura, no, dell'Ottocento? Nei bar, in mezzo ai sigari e pasticcini e attraverso le gazzette. Riconobbi e vidi la pubblica letizia e le dolcezze del destino mortal. Quindi, grazie a questa epifania, appunto, tramite le gazzette, mi sono accorto che in realtà tutti sono felici, e che il nostro destino di esseri umani è di vivere in modo dolce. Vidi l'eccelso stato e il valor delle terrene cose e tutto fiori il corso umano e vidi come nulla quaggiù dispiace e dura. Quindi vidi, non riconobbi che le cose terrene sono meravigliose, no? E sono eccelse e il corso umano è tutto costellato di fiori, il nostro cammino è tutto ricoperto di fiori e poi conclude come nulla quaggiù dispiace e dura. Allora, questo verso che, diciamo, si può parafrasare, mi accorsi che nulla di quello che qui è doloroso dura a lungo. È in realtà una sorta di storpiatura di un verso di Petrarca che in realtà diceva come nulla quaggiù diletta e dura.
Petrarca diceva l'esatto contrario, no? Cioè diceva le cose belle, le cose piacevoli sulla terra non durano, perché naturalmente nel canzoniere di Petrarca uno dei fili conduttori più importanti è il fatto che è la vanità delle cose, no? Che già dal sonetto premiale viene detto con il verso "E quanto piace al mondo è breve sogno". Questo aspetto in particolare di Petrarca è stato sempre fondamentale per Leopardi, quindi lui qui che cosa fa? Fa finta di ritrattare modificando il verso di Petrarca, co come a dire "No, no, qui le cose tristi durano pochissimo, è tutto molto felice, la vita umana è sempre felice". Quindi questa è la presentazione, vedete già come si dilata cioè è evidente che sta perculando, no? Perché si dilata per troppi versi, qua siamo già a 25 versi soltanto per dire "mi ero sbagliato", no? Quindi evidentemente nel tono ironico si capisce da subito. Tra l'altro poi la cosa continua e sostanzialmente l'ironia è sempre più evidente perché menziona cose sempre più stupide. Cioè, tutti elementi tipici della società, ovviamente della società comunque dei nobili, dei ricchi, che diciamo oggi, anche oggi ci appaiono ridicoli, come per esempio il boa delle signore, oppure i profumi, no? Tutti questi oggetti estremamente stupidi, di puro vezzo, che però costituivano una parte molto importante delle relazioni sociali. Dopodiché, nella seconda strofa, passa a anche lui magnificare, no, le sorti delle umane genti, no? Facendo finta appunto di concordare improvvisamente anche lui con i progressisti, e dice, insomma, prevede il futuro, dice che il futuro sarà meraviglioso, dice "Ne maraviglia fia se Pino Quercia suderà latte e mele, o sanco al suono d'un valzer danzerà". Qui sta parodiando il mito dell'età dell'oro, no? Il mito dell'età dell'oro, che è un mito molto antico, che non è mai passato di moda, insomma, è stato sempre ritirato fuori in tutte le salse, si narrava, insomma, di questa epoca in cui l'uomo era felice, viveva in assoluta sintonia con la natura, e le piante, insomma, regalavano, dai rami degli alberi sgorgavano nettare, latte, eccetera, l'uomo quindi poteva cibarsi senza faticare. E quindi lui, parodiando questa cosa, dice "Non ci stupiremo se in futuro, grazie appunto alla nostra meravigliosa tecnologia, dai pini o dalle querce usciranno latte e miele, o se addirittura i pini balleranno al suono del valzer". Anche qua il valzer, ovviamente, per prendere in giro le abitudini, le mode dei nobili. "Tanto la possa in fin qui dell'ambicchia delle storte, e le macchine al cielo emulatrici crebbero, e tanto cresceranno al tempo che seguirà". È tale, no, la forza delle macchine, delle cose che ci siamo inventati, che appunto potremo arrivare sicuramente anche a questo risultato. Quindi vedete come sta prendendo proprio per il culo anche il progresso tecnologico. Ma non perché Leopardi fosse un luddista, che ne so, ante litteram, uno che non voleva che le cose migliorassero, ma semplicemente quello che lui prende in giro è l'illusione di modificare la natura umana e di portarla quindi ad un destino di felicità che invece le è precluso, a prescindere dalle condizioni poi in concreto oggettive, cioè nel senso le condizioni di vita possono anche migliorare, ma da un punto di vista filosofico questo non cambia, insomma, il destino di infelicità che è riservato a tutti gli esseri umani. Dopodiché prosegue quindi con queste profezie esageratamente, no, ridicole, su quello che accadrà nel futuro, e dice quindi che cosa accadrà grazie alle scoperte, alle ulteriori migliorie, insomma, nella vita e nella tecnologia. "Coverte fien di strage l'Europa e l'altra riva dell'Atlantico Mar, fresca nutrice di pura civiltà. Sempre che spinga contrario in campo le fraterne schiere, di pepe o di cannella o d'altro aroma, fatal cagione, o di melate canne, o cagion qualsiasia, cadauro torni". Qui sta prevedendo, con un'ironia piuttosto amara, le stragi e le guerre che ancora si faranno, per un tornaconto economico. In particolare qua lui sta proprio citando qualcosa che menziona anche in molti altri luoghi, cioè la colonizzazione delle Americhe sostanzialmente. Dice entrambe le rive dell'Oceano Atlantico, ma naturalmente qua è un asinello che si sta riferendo un po' a tutti i mari, vedranno tante stragi, no? Tante battaglie navali, e prende in giro, dice l'Oceano Atlantico viene chiamato fresca nutrice di pura civiltà, cioè sarcasticamente dice che la civiltà più pura è nata da questo lato dell'Oceano Atlantico, non si riferisce appunto ai colonizzatori che dall'Europa sono andati nelle Americhe compiendo appunto stragi, e dice l'importante, insomma, ci saranno queste guerre purché naturalmente ci sia un motivo per farle. Qual è questo motivo?
pepe o di cannella o pepe, cannella o altro aroma, no? C'è la ricerca di qualcosa da commerciare, qualcosa da vendere, o qualsiasi altra ragione, insomma, che poi dia un tornaconto economico che porti soldi. Leopardi è sempre stato molto critico su questo, cioè all'epoca in cui Leopardi scrive l'opera stava nascendo l'antropologia e si stava iniziando a scoprire, no? Tutte quelle civiltà considerate primitive, no? Insomma, che erano state spazzate via proprio dalla colonizzazione e anche dall'evangelizzazione forzata che Leopardi detestava tantissimo, odiava il cristianesimo. E quindi era molto critico anche su questo, soprattutto ecco, il fatto che l'uomo abbia come modo per esportare la civiltà, la violenza e la guerra, ecco, sicuramente qualcosa su cui Leopardi non può essere contraddetto. Va ancora avanti e dice: Imperio e forze, quanto più voglio accumulate o sparse, abuserà chiunque avralle e sotto qualunque nome. Qui sta iniziando piano piano a slittare, cioè ogni tanto l'ironia diventa più evidente, più amara, e lì si capisce ancora di più che non sta più facendo finta di, ma sta proprio dicendo qualcosa in cui crede veramente. Cioè qua dice che non cambierà nulla da un punto di vista di chi comanda e chi è sottoposto. A comandare saranno sempre i mediocri e chi si troverà al potere abuserà sempre di questo potere, qualunque nome userà, insomma. E chi è povero, chi è sottomesso, rimarrà tale e farà sempre una vita di merda. Poi c'è un'altra strofa in cui continua con queste profezie tra il sarcastico e l'amaro, e poi al verso 135 parla dei bambini che stanno nascendo nel momento in cui lui scrive. Fortunati coloro che mentre io scrivo, miagolanti in sulle braccia accoglie la levatrice, quindi fortunati quelli che stanno nascendo adesso mentre io sto scrivendo queste parole, a cui vedersi aspetta quei sospirati dì quando per lunghi studi fianotto imprenderà col latte dalla cara nutrice ogni fanciullo. Quanto peso di sal, quanto di carni e quante moggia di farina inghiotta il patrio borgo in ciascun mese. Perché sono fortunati i bambini che nascono adesso? Perché intanto avranno la possibilità di vedere quei giorni così tanto desiderati da noi adulti. Noi abbiamo desiderato così tanto, insomma, di vedere quei giorni di lietezza, di felicità, e loro li vedranno sicuramente. E apprenderà proprio attraverso il latte, gli verrà trasmesso, quanto ogni paese consuma, ogni paese nel senso di villaggio, consuma in termini di sale, di carne e di farina. Questa frase serve per introdurre un discorso che Leopardi ha molto a cuore. E cioè il fatto che nella sua epoca si dà un grandissimo valore ai numeri, a quelle scienze che studiano le quantità delle cose e modi vari, insomma, per guadagnare, e non si dà invece valore, a tutte quelle discipline che nutrono l'anima e che permettono di conoscere meglio se stessi e la natura umana. Infatti, è una cosa che elabora poi, approfondisce anche più avanti al verso 231. Dottore, Mendator, lasciami, disse, i propri affetti tuoi. Di lor non cura questa virilità, volta ai severi economici studi e intenta il ciglio nelle pubbliche cose. Il proprio petto esplorar che ti val, materia al canto non cercar dentro te. Qui riporta un consiglio, no, che gli veniva dato da tanti, e cioè di smettere di parlare della propria interiorità, smettere quindi di fare lirica. Perché quest'età virile, l'aggettivo virile è usato in maniera fortemente sarcastica, perché per Leopardi è una parola molto positiva, indica la forza, il non lasciarsi abbattere, l'essere pronti, insomma, ad affrontare le ingiustizie, tutto quello che ti capita. E invece qui è usato in modo antifrastico, perché secondo Leopardi, lo dice tante volte, questa è un'età invece di mollezza, in cui le persone non sono veramente forti, sono abituate agli agi, alle comodità e non sono più disposte a combattere. Quindi questa età virile, non ha spazio, non gliene frega niente, insomma, delle tue paturne, dei tuoi pensieri, perché è volta ai severi economici studi, cioè tutta quanta dedicata si dedica interamente agli studi economici. Quanto tempo è passato? E oggi, ecco, sono 2 secoli praticamente, eppure anche oggi è anche peggio. E si rivolge quindi solamente alle cose pubbliche, dove con cose pubbliche Leopardi intende quelle appunto che servono per produrre progresso, ecco. Invece l'interiorità personale non viene considerata importante.
Quindi a cosa ti serve esplorare il tuo petto, no? Esplorare il tuo intimo? Non cercare dentro di te, la materia per il tuo canto, cioè parla d'altro nelle poesie, perché questo ti porterà alla gloria, mentre la lirica non ti porterà da nessuna parte. Naturalmente qui Leopardi, intanto erano cose che gli venivano anche dette davvero, ma soprattutto sta criticando ferocemente quegli intellettuali che sono, diciamo, al soldo, al servizio dello Stato, di quello che conviene sul momento e che quindi semplicemente cantano, le tessono le lodi della civiltà che migliora, delle guerre, delle varie cose, mentre lui preferisce distaccarsi, non prendere completamente le distanze da questo mondo volto solo al guadagno per dedicarsi alla propria interiorità. Quindi poi fa finta di accogliere questo consiglio, no? Di smettere di parlare di se stesso, di indagare la propria anima, eccetera, e di decidere anche lui, no? Di cantare le lodi del progresso, e nella conclusione, anche qua c'è di nuovo una sorta di climax con una caduta molto ridicola. Si rivolge al genere umano, no? Quindi a tutti coloro che lo leggono, in particolare poi naturalmente ai posteri. Ridi, o tenera prole, quindi devono essere tutti felici, no? C'è sempre da essere felici. A te serbato e di cotanto favellare il frutto. Tutto questo, tutte queste chiacchiere, no? Avranno poi come esito il grande sviluppo, eccetera, che sarà quindi il dono per la posterità. Veder gioia regnar, cittadi e ville, vecchiezza e gioventù del par contente, e le barbe ondeggiar lunghe due spanne. Questa è la conclusione. Cioè dice, quindi tu avrai nel futuro, ci saranno paesi felici, vecchi e giovani ugualmente allegri, insomma nessuno che soffre, e le barbe lunghe così che si muovono. Perché questa cosa delle barbe, che menziona anche altri punti della poesia? Perché quella era la moda del momento, no? Avere la barba lunga, infatti adesso sta anche tornando, se notate. E quindi ovviamente qui è per curare. E quali sono poi cioè, i cambiamenti alla fine nella civiltà umana? Quali sono? Le mode. Quella è l'unica cosa che cambia, perché la natura umana per il resto rimane uguale. Anche perché, naturalmente, qui ho saltato tanti pezzi, ma c'è anche una parte in cui Leopardi espone la propria concezione della natura, arci nota, insomma, la sapevano tutti, ma naturalmente ce la infila comunque, sul fatto che la natura è sempre la stessa. La paragona ad un bambino che prima costruisce qualcosa e poi se ne stufa e lo distrugge. La natura fa la stessa cosa, crea l'uomo, gli permette di fare una serie di progetti e poi glieli manda tutti quanti a monte e dice: la natura è sempre stata così, non credo che questo secolo possa modificarla più di quanto potesse fare quello precedente. E quindi tutte queste velleità, insomma, di costruire un futuro radioso sono ridicole. Naturalmente testi come questo sono sempre, secondo me, un po' difficili da comprendere, nel senso che ho visto anche, insomma, attraverso l'esperienza di insegnamento, che si tende a prenderli troppo alla lettera, cioè si tende a pensare appunto che Leopardi fosse uno contro il progresso, uno un passatista che vuole che le cose rimangano uguali, cioè appunto ripeto, si tende a prendere troppo alla lettera queste sue parole. In realtà bisogna sempre ricordarsi che si tratta di poesia, in questo caso addirittura poesia filosofica, quindi ci sono diversi livelli che si intrecciano. Sicuramente Leopardi pensava davvero queste cose, nel senso che davvero si prendeva gioco di coloro che credevano che il mondo sarebbe diventato meraviglioso e che l'uomo potesse migliorare incredibilmente la propria condizione. Però allo stesso tempo bisogna anche ricordarsi che questo comunque rimane un ragionamento teorico, filosofico, cioè non è che lui voleva che le cose restassero uguali, quindi che ne so, non si facessero delle politiche per migliorare la situazione dei poveri, per dire, cioè ovviamente questo no, in altri luoghi Leopardi per esempio parla anche delle disuguaglianze sociali, quindi è sempre un po' complesso quando si leggono testi di questo tipo bilanciare un po' dove lo dobbiamo mettere questa interpretazione, anche perché molto spesso c'è la tendenza, come dire, riuscire ad apprezzare un testo solo se riusciamo a farlo no, cioè se condividiamo al 100% quello che dice. Noi oggi magari siamo persone razionali, uomini di scienza tendenzialmente, quindi crediamo in parte anche nel progresso, no? Vogliamo che la tecnologia migliori perché sappiamo che può rendere molto più agiata la vita delle persone, in teoria si spera di diminuire le disuguaglianze sociali, e quindi magari davanti a un testo come questo diciamo no, minchia. Ma che cazzo, Leopardi, cioè, sembra un meloniano, no? Che non vuole il post perché, oddio, dove andremo a finire? Però in realtà, ecco, c'è sempre questa linea sottile che non bisogna varcare, non dobbiamo applicare in maniera troppo rigida queste parole poi alla vita quotidiana. In realtà, da questa poesia cosa dobbiamo trarre?
Intanto semplicemente goderci l'ironia dei leopardi, che è sempre bellissima, no? Vedere con quale eleganza percula e svilisce, no? Le abitudini, i sogni, le velleità del suo tempo. E poi, anche facendo un discorso un pochino più concreto, più immerso anche nel periodo storico di Leopardi, ma in realtà questo discorso può valere anche oggi, diciamo che questo testo mette un po' in guardia dall'illusione eccessiva, no? Cioè dalla convinzione che l'uomo sia, cioè che la potenza dell'uomo, come dire, sia illimitata, che possa addirittura piegare la natura, e trasformare quindi il mondo a suo piacimento. Leopardi si esprime fortissimamente contro questa cosa, perché dice che le conseguenze sono state sempre negative quando l'uomo ha provato a fare questo, e in effetti anche qua è un po' difficile dargli torto, no? Sempre senza portare poi alle estreme conseguenze il ragionamento. Quindi, appunto, parla altre volte, parla di come abbiamo distrutto la natura, gli alberi tagliati, cioè tante cose davvero che sono anche parecchio attuali, soprattutto adesso. Quindi, dei testi bisogna sempre prendere quello che possiamo prendere senza, insomma, senza appiattirli troppo sull'oggi o sugli elementi concreti, come dire, a cui possiamo riferirli, perché poi comunque rimangono testi poetici. Ma dal mio punto di vista, un testo come questo non necessariamente dobbiamo concordare con quello che dice, nel senso che possiamo anche proprio pensare che Leopardi fosse un vecchio Bacuco, nonostante avesse praticamente 30 anni, però uno vecchio dentro che semplicemente non pava il cazzo per tutto. Però questo non ci impedisce lo stesso di leggere la poesia, ridere e dire. Cioè, che era un cazzo di genio, perché alla fine ci basta questo, ecco, per apprezzarla.